Buonasera a tutte e a tutti, autorità, colleghe e colleghi, signore e signori, e stavolta lo posso dire anch'io, magnifico rettore, è con una certa emozione, vi confesso che oggi sono qui per l'ultima volta come rettore a darvi il benvenuto in questo nostro bellissimo palazzo. Per una cerimonia che probabilmente è forse la più sentita, una delle più sentite del nostro Ateneo, cioè il conferimento del Campano d'Oro. Una cerimonia che, lo sapete, da oltre mezzo secolo celebra i nostri allievi migliori, quelli che con la loro opera si sono distinti nel campo delle istituzioni, della cultura, delle scienze. E sapete bene, l'avete visto. L'elenco dei premiati costituisce uno spaccato davvero di tutte le personalità che hanno dato maggior lustro all'Università di Pisa e nello stesso tempo credo questo premio sia una espressione dell'apertura e della multidisciplinarità che da sempre caratterizzano il nostro Ateneo. Mi limito a ricordare alcuni nomi che mi sono segnato: Roberto Ridolfi, Franco Rasetti, Enrico Avanzi, Carlo Azeglio Ciampi, Carlo Rubbia, Francesca Duranti, Sabino Cassese, Tiziano Terzani, Remo Bodei, Edda Bresciani, Paolo Dario, Franco Mosca e Manuela Roncella, solo per citarne alcuni senza far torto ovviamente a tutti gli altri. Quindi diciamo che tutto questo fa di questo appuntamento che è stato istituito nel 1971 un momento importante e fondamentale della nostra comunità, in grado di rafforzare ancora di più quel grande senso di appartenenza e di unità che caratterizza da sempre tutti coloro che si sono formati sotto il simbolo del cherubino. Ecco, anche per questo lasciatemi ringraziare fin da subito l'Associazione dei Laureati dell'Ateneo Pisano, l'ALAP, il suo presidente Paolo Ghezzi. In questi 6 anni del mio rettorato è stato per me un onore veramente poter presiedere partecipare, insomma, questa premiazione che non solo ci rende fieri di appartenere a quella grande famiglia che è l'Università di Pisa, ma credo indichi anche alle nuove generazioni esempi di capacità e di virtù rare, a cui ispirarsi nella costruzione del proprio percorso e del proprio futuro. E certamente la professoressa Maria Chiara Carrozza, il cui nome da oggi va a impreziosire ulteriormente questo elenco, questo firmamento, lasciatemelo chiamare così, del Campano d'Oro, rappresenta davvero da molti punti di vista un modello prezioso a cui guardare. In primo luogo, credo poi per tutte quelle ragazze che ancora oggi nel nostro paese rinunciano, no? O stentano, no? Frenate da stereotipi di genere che sappiamo sono dannosi, ad una carriera nelle discipline cosiddette STEM, no? In questo modo perdono preziose occasioni di vita, preziose opportunità di carriera. È un danno a cui si aggiunge per il nostro talento un'altrettanto grave perdita di talenti in questo modo. Con Maria Chiara ci conosciamo da tempo, non so neanche da quanto tempo, Maria Chiara, e di lei mi hanno sempre colpito, oltre alla professionalità e alle sue grandi doti umane, la sua straordinaria determinazione e la sua visione, la sua capacità di visione del futuro. E sono queste, credo, le caratteristiche principali che le hanno consentito il percorso che ha fatto, che dalle aule e dai laboratori pisani, prima dell'Università e poi del Sant'Anna, l'hanno portata oggi ai vertici del Consiglio Nazionale delle Ricerche. È una nomina, come lei stessa ha commentato, che oltre a rappresentare una sfida importante, una grandissima sfida, soprattutto in questi tempi difficili, ha segnato anche, e cito proprio le sue parole, un cambio di passo e di prospettiva. Ma noi sappiamo che Maria Chiara non è nuova a queste sfide e a quel cambio di passo, col suo valore di donna di scienza, di donna delle istituzioni, ha certamente
contribuito ad imprimere una significativa accelerazione, come testimoniano poi anche tutti gli incarichi scientifici e gestionali che ha ricoperto durante tutta la sua carriera. Ricordo che è stata la più giovane rettrice italiana quando fu eletta alla guida della Scuola Superiore Sant'Anna, dove ancora oggi è professoressa ordinaria di bioingegneria industriale e responsabile dell'area neurorobotica dell'Istituto di Biorobotica. Sapete tutti, è stata ministro dell'istruzione, uno dei sei ministri che hanno attraversato il mio mandato, pensate, e la settimana prossima probabilmente farò in tempo a battere il record, di avere sette ministri dell'università. È stata parlamentare della Repubblica, è stato membro dello steering committee of the Quantum Technology Fed Flagship della Commissione Europea, e senza poi parlare del suo fondamentale contributo nel campo delle ricerche nei settori della biorobotica, della biomeccatronica, della neuroingegneria, della riabilitazione, di cui è ancora oggi una delle principali esponenti, di cui immagino ci parlerà più approfonditamente il professor Paolo Dario. In tutti questi suoi ruoli così, così importanti, così prestigiosi, Maria Chiara ha sempre saputo lasciare un segno positivo, e credo che abbia contribuito a lasciare quei segni importanti di cambiamento che stanno finalmente cominciando ad attraversare il nostro paese. Lo abbiamo visto nei suoi interventi sui media, nelle sue partecipazioni a dibattiti, a convegni, a tavole rotonde, nel quale non posso che leggere anche una grande sua generosità nei confronti, in primo luogo, e questo mi preme sottolinearlo, delle generazioni future, delle generazioni che verranno. Ricordo con grande piacere la presentazione del suo libro durante uno dei festival della robotica. Mi concedete l'onore di moderare la presentazione del suo libro sui robot, a quale parteciparono giovani ricercatrici, giovani ricercatori. Fu un momento veramente, veramente molto bello. Il nostro paese, è inutile nascondere, avrebbe bisogno di tanti esempi come positivi come il suo, non solo per allargare, no, la platea delle donne nel mondo della scienza, ma anche per rendere l'Italia un luogo più incline, direi così, all'innovazione, perché lo sappiamo, l'abbiamo visto anche in questi anni, è nella ricerca che risiede il futuro del nostro paese e del mondo intero. Oggi dalla crisi del 2008, insomma, che abbiamo bisogno di fare grandi salti di qualità, grandi passi in avanti. Qualcosa si sta muovendo, si è mosso negli ultimi anni, e credo anche grazie al contributo che Maria Chiara ha dato quando è stata ministro. Non voglio rubarvi altro tempo, vi voglio solo ricordare che Maria Chiara alla guida del più grande ente di ricerca italiano oggi penso che rappresenti per tutti noi un'importante garanzia. Il CNR sotto la sua guida ha avuto un ruolo propulsivo e determinante in molte delle iniziative che sono seguite ai finanziamenti del PNRR, e avere Maria Chiara alla guida del CNR in questo momento credo che sia davvero un'importante garanzia per tutti noi, e per la nostra università un ulteriore motivo per essere onorati di aver contribuito alla sua formazione quando era studentessa dell'Università di Pisa, formazione sia di scienziata che di donna aperta alle sfide, come dicevo prima. Saluto e ringrazio il professor Paolo Dario, anche lui campano d'oro pochi anni fa. Ci tengo infine ad esprimere la mia personale gioia di poter festeggiare oggi Maria Chiara Carrozza, e per questo ringrazio davvero in modo sentito tutta l'organizzazione del premio che ha sempre scelto premiati di altissimo valore come quest'anno, tutti gli amici dell'ALAP, dell'Associazione dei Laureati dell'Ateneo Pisano, e lasciatemi ringraziare in particolare il professor Paolo Ghezzi, che ci ha tenuto
facendo degli sprint fenomenali affinché questa cerimonia venisse fatta prima della fine del mio mandato. Sapendo l'affetto che mi lega a Maria Chiara, mi hai fatto, Paolo, un regalo veramente grande, la ciliegina sulla torta, diciamo, alla fine del mio mandato. Io vi ringrazio per l'attenzione e buona vita a tutti. Prende adesso la parola il sindaco del comune di Pisa, dottor Michele Conti. Sono orgoglioso di essere qui e portare il saluto della città a questa cerimonia che da oltre 50 anni assegna riconoscimento del Campano d'Oro ad ex studenti dell'università che si sono distinti nella loro vita professionale contribuendo così ad arricchire il prestigio del nostro Ateneo a livello nazionale e internazionale. Ringrazio il presidente dell'Associazione dei Laureati, il professor Paolo Ghezzi, e tramite lui tutti i componenti dell'Associazione per garantire il proseguimento di questa bella tradizione tutta pisana, e saluto il rettore dell'Università Paolo Mancarella che ci ospita e il professor Zucchi che fra pochi giorni sarà il nuovo rettore. Saluto poi con grande piacere la professoressa Maria Chiara Carrozza che quest'anno viene insignita del prestigioso riconoscimento. Il suo impegno da docente prima, rettrice della scuola Sant'Anna poi e ministro e attualmente presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche sono per tutti noi pisani motivo di grande orgoglio. Scorrere l'albo d'oro delle passate edizioni e leggere i nomi dal presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi al rabbino capo Elio Toaff, ai premi Nobel Carlo Rubbia, agli studiosi Enzo Carli, Remo Bodei, Salvatore Settis, ma anche personalità come Marcello Pera, Giuliano Amato, Sabino Cassese o figure della cultura popolare come Andrea Bocelli, è sicuramente grande vanto per la nostra università. E come ho già avuto modo di dire in altre circostanze, la nostra città è in grado di offrire al mondo della ricerca quell'habitat naturale, proprio qui in questa città, una vocazione che viene coltivata ormai da secoli e che è rappresentata dalla presenza delle nostre grandi prestigiose università e la presenza anche di scuole d'eccellenza come la scuola Sant'Anna e la scuola normale. Ma un centro molto importante è sicuramente scusate, il centro del CNR, una cittadella del sapere, la più grande d'Italia, che noi qui ospitiamo e che fu una lungimiranza del professor Donato del passato che la volle lì, in quell'area proprio a cavallo in fondo al nostro comune, vicino a dove confina il nostro comune, si confina col comune di San Giuliano. E in questo contesto cittadino si formano le intelligenze del futuro della nostra città. E nella nostra città sono stati ottenuti importanti risultati e riconoscimenti internazionali. Questa è la missione che la nostra città deve continuare ad avere anche nei prossimi anni, essere a disposizione del mondo, della formazione e della ricerca, che qui devono continuare a sentirsi a casa nelle migliori condizioni possibili per lavorare, sperimentare e utilizzare al meglio la tecnologia, le reti, le più sorprendenti scoperte della fisica, dell'ingegneria, per migliorare le nostre vite, aiutare la medicina, l'ambiente e anche la stessa economia in momenti difficili come quelli in cui ci troviamo in questi ultimi anni, sicuramente di grande aiuto. Pertanto è un onore da sindaco ospitare nella nostra città le donne e gli uomini del CNR, spesso laureati alla nostra università, ed è doppiamente un onore che questi ricercatori, siano guidati da una personalità come la professoressa Maria Chiara Carrozza, pisana ed ex studentessa del nostro Ateneo. Quindi a lei i miei più vivi complimenti. Grazie. Prende adesso la parola il professor Paolo Dario. Ma io non ripeterò quello che Chiara, io la chiamo Chiara, ovviamente Maria Chiara, anzi sua madre ci teneva moltissimo che lei fosse chiamata Maria Chiara, quindi ogni tanto ti chiamerò Maria Chiara. Quello che ha realizzato è noto e
e credo davvero che, come è stato già detto, insomma, non sia facile trovare una persona che oggi meriti più di lei questo riconoscimento. Infatti la Commissione ha agito davvero bene, grazie. Io proverò a ricostruire un po' come Chiara è diventata quello che è, perché in effetti poi è questo, credo, una analisi che a chi ha un po' più di anni compete, anche per passarlo ai più giovani, per capire in fondo un punto fondamentale, che è come si riconoscono e come si nutrono i talenti, perché di questo ha bisogno il nostro paese e quello che poi fa l'università come misura, come, diciamo, compito principale, se vogliamo, no? È quello di riconoscere e promuovere talenti. E comincio raccontandovi anche alcuni aspetti personali, che credo non me ne vorrà. Erano gli inizi degli anni 90, oramai si dice del secolo scorso, no? Quando, teniamo presente, io cercherò anche di fare riferimenti storici, no? Il dottorato di ricerca esisteva da meno di 10 anni, perché oggi sembra, no? Ma in realtà il dottorato di ricerca prima semplicemente non c'era. La scuola normale superiore e la scuola superiore di Sant'Anna avevano il perfezionamento, che era più o meno equipollente, ma non formalmente, perché durava 2 anni. Cioè, la gente che voleva farlo andava all'estero. Fortunatamente avevamo cominciato e devo dire avevamo da subito creduto molto nel valore del dottorato di ricerca, ma era ancora un'area, se vogliamo, relativamente poco esplorata. Bene, io ero un giovane professore associato, avevo lavorato negli anni precedenti prevalentemente al centro Piaggio di ingegneria, avevo avuto alcuni maestri che sono rimasti per me fondamentali, il professor Lazzarino, il professor Donato, il professor Tagliasco di Genova, anche il professor De Rossi, che pure solo 2 anni più anziano di me, ma è stato anche una persona che mi ha indirizzato, che soprattutto mi hanno ispirato molto. E poi diciamo, ho vinto il concorso, sono andato a Sant'Anna e ho cominciato a costruire un laboratorio che nel 1990-91 era ancora agli albori, era molto piccolo. Avevamo anche cacciato gli allievi che avevano lì il tavolo da ping pong, che se l'erano legati al dito, giustamente, insomma, questa era un po' la situazione in quegli anni lì. Giuseppe se lo ricorda forse, ma, e quindi diciamo, era una situazione così. Ma in realtà eravamo tutti laureati dall'Università di Pisa. Cito alcuni, c'erano Massimo Bergamasco, Giorgio Buttazzo, Angelo Sabatini, Benedetta Allotta, Renzo Valleggi, e tutte persone che o sono professori ordinari ora, sono leader di aziende di successo, quindi un team che aveva, se vogliamo, grandi sogni, grandi ambizioni, anche se vogliamo con l'idea di pensare un po' fuori dal coro, di inventarsi cose strane senza stare troppo a aderire a quello. Cioè, tenete presente, in quegli anni quasi nessun professore parlava inglese, no? Vi dico solo questo. Le pubblicazioni erano depositate in prefettura, in questura, non ricordo nemmeno, insomma, il livello della accademia italiana era ancora, diciamo, provinciale, se volete, anche se di grande qualità. Come dicevo, si presenta questa ragazza, questa giovane ragazza, era il 91, e mi dice: sono laureata in fisica. Beh, allora, in quell'epoca lì già questo era ovviamente un titolo di grande valore, ma ingegneria era un titolo che subito generava dubbio: questa chi è e con che background viene. Oltretutto aveva fatto una fisica, una tesi sperimentale a Saint di Ginevra, se non sbaglio con Guido Tonelli, e quindi una tesi sulla fisica delle alte energie, e quella cosa più importante, era già madre di un bel bimbo. Per inciso lo posso dire, questo bel bimbo è appena diventato padre a sua volta, e quindi Chiara da pochi giorni è nonna.
cosa bellissima, se vogliamo pensare, no? Alla costruzione, anche questo, donna fisica, madre, effettivamente uno dice, ma la prendiamo come? Lei si dichiara interessata a concorrere a un corso, al perfezionamento. E allora io mi pongo il problema, e lei pure, per far cosa, no? Con questo background qui. Devo dire, ci viene in mente una cosa molto creativa, cioè lavorare nel campo della microingegneria. In particolare è quel settore che si chiama mesoscala, no? La mesoscala vuol dire fra 100 micron e un millimetro. Allora, questa scala qui è di gran lunga troppo grande per i fisici, no? Ma è anche molto piccola, troppo piccola per gli ingegneri. È una terra di nessuno, se volete, ma è proprio lì che in effetti si possono trovare le contraddizioni del sistema, si dice una volta, no? Cioè, si può trovare quel che in effetti, quella, se vogliamo, è una terra di nessuno, un'area da esplorare. Bene, Chiara comincia, si entusiasma a questa idea. E questo è un segnale, no? Perché io ne ho visti tanti di giovani che invece si spaventano alla grande quando si propongono cose strane che escono dal tracciato di quello che hanno fatto, o delle aree o dei settori scientifico-disciplinari tradizionali, no? E cominciamo subito a rompere queste barriere. Ma proviamo, vediamo che cosa succede. Quindi lei scrive questa proposta, ma anche con l'idea che ci potesse essere scienza dentro quello che lei aveva imparato durante il suo corso di laurea, e anche applicazioni, numerose applicazioni. E infatti era quello che avevamo in mente. Fra l'altro io, pochi anni prima, cercando al solito di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, avevo comprato un bel po' di apparecchiature per fare microingegneria, non era proprio microelettronica, perché io sono ingegnere meccanico e quindi lanciarsi su queste linee era forse un pochino troppo ambizioso, ma con i finanziamenti che ora Chiara, voglio dire, potrebbe anche rilanciare nel suo nuovo ruolo, che erano i famosi progetti finalizzati del CNR, oggi c'è il PNRR, che può fare delle cose simili, hanno avuto, per chi di voi se lo ricorda, un effetto straordinariamente importante. Comprammo una serie di attrezzature che erano lì in attesa di qualcuno che le usasse, le valorizzasse. E Maria Chiara accettò e si lanciò in questa sfida, cimentandosi con un settore che non le apparteneva, e con l'idea però da subito di coltivare applicazioni biomediche. Qualche problema? Poco. Vabbè, allora metto più vicino, vediamo così. E quindi microvalvole, sistemi di iniezione, microcateteri e anche applicazioni in ambito spaziale. Racconto perché bellina, fu un fallimento, non funzionò. Sviluppammo dei cassettini automatici con attuatori nuovi a metallo a memoria di forma. Ci patimmo 3 anni insieme alla Kaiser di Livorno, non funzionò. Fu una sconfitta. Ma dopo molti anni, nemmeno tanti, un po' di anni, Valfredo Zolesi, purtroppo scomparso da poco, della Kaiser, disse: lo sai che il vostro cassettino con gli attuatori a metallo e memoria e forma che non funzionavano è stato all'origine del nostro straordinario successo con l'ESA? Con un anno o poco più di ingegnerizzazione funziona perfettamente, ci hanno creato un mercato che ora noi occupiamo da soli. Guardate che anche questi sono insegnamenti interessanti sulla scala dei tempi che hanno a volte certe applicazioni e sul rapporto che ci può essere fra la ricerca, diciamo così, diciamo, di base e la ricerca applicata. Chiara imparò tantissimo. Io la guardavo come quanto si impegnasse nello studiare e nel formare moltissimi giovani ricercatori e ricercatrici. Cito fra gli altri Arianna Menciassi, che è oggi prorettrice a Sant'Anna, e anche lei arrivò laureata in fisica nel 1995 e entrò a far parte del gruppo. Per inciso, loro due, potete andarle a trovare, combattono, non dirò chi è prima, nella
top scientist. Nella lista dei top scientist, l'ho controllato, top Italian women scientist, siete voi due, quindi pisane, le migliori in Italia nel campo dell'ingegneria, Carrozza, Menciassi, Carrozza. E secondo me è un'altra interessante indicazione, no, su come questa ragazzina che arriva può ispirare, capita a tutti noi, non sto facendo un caso, anzi è quello che a tutti noi docenti, ma anche professori, vuol dire anche ai professori delle scuole, ai maestri, sono maestri bellissimi questi, perché uno poi riconosce questi ragazzi dopo 20-30 anni e vede che cosa hanno fatto. Quindi la domanda che riguarda lei, ma riguarda molti altri, è davvero come si riconosce un talento. E in realtà se lo pongono tutti, come dicevo, sia noi docenti, che però anche per esempio gli allenatori sportivi, i talent scout, maestri di musica o altrove. Come si fa? Sono stati scritti moltissimi testi dotti a riguardo, ma io sono una persona semplice e amo anche fare riferimento a cose semplici, come per esempio delle belle canzoni. Bene, c'è la canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica del 68, che è veramente esemplare. Fra l'altro c'è anche una chicca su Francesco De Gregori, nel senso che Francesco De Gregori ha esattamente la mia età. E nel 1973 o 74 ci trovammo casualmente, nel senso che io facevo il mio giro in moto a Livorno la sera e lui era su un palco di quelli scasciati dell'epoca, in legno, in Piazza della Repubblica, lui con Claudio Lolli, fra l'altro, con un cane al guinzaglio col cordino, si usava all'epoca, era un po' un periodo, di veramente interessante e duro, e lui cantava, e io mi fermai e dissi, ma perché fa queste cose criptiche? E lui mi rispose, diciamo, con una scrollata di spalle. Chi poteva dire, diciamo, questi due che si trovavano a Piazza della Repubblica con un canino tenuto con lo spago, magari potessero poi alla fine diventare i Francesco De Gregori, io nel mio piccolissimo, comunque un professore universitario. Dice la canzone di De Gregori queste cose, parla di Nino, che è un ragazzino di 10 anni, che esita a tirare il suo primo calcio di rigore, no? E lui dice, non aver paura, e dice esattamente questo, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E poi finisce con una frase bellissima, perché dice, il ragazzo si farà anche se ha le spalle strette, quest'altro anno giocherà con la maglia numero 7. Ora, quando ero ragazzo io, la maglia, oggi i numeri si danno a caso, ma quando ero ragazzo io, il sogno nostro era giocare come ala destra e giocare con la maglia numero 7, che era un simbolo di quello che uno sarebbe potuto diventare. E quindi Maria Chiara, che si presentò nel 1991 timorosa in questo laboratorio, aveva sicuramente le spalle strette, però oggi sta giocando con la maglia numero 7. E questo, diciamo, è uno dei messaggi importanti. Cosa fece? Beh, sicuramente dimostrò coraggio, altruismo, perché è stato detto dal rettore, anche generosità c'era allora. E lei lo aveva. Una delle cose che mi colpì all'epoca, oltre alla passione, alla tenacia, era anche la cultura. Guardate, conta, parlavamo prima qualcuno di voi, ma è un valore anche per il nostro paese mettere in campo la cultura, anche nella tecnologia. Noi stiamo parlando, e molti lo citano, no, dell'ingegnere rinascimentale. È una parola che può essere un
come dire, soltanto un motto vago, ma che in realtà può avere un significato molto importante. Cioè, Chiara era una persona che già allora si interessava di libri, di buon cinema, e aveva anche una particolare attenzione verso gli ultimi e coloro che avevano bisogno. E queste sono cose che un buon maestro, o comunque un maestro, ascolta, e secondo me è uno degli elementi chiave per poi giocare con la maglia numero 7. Il secondo punto, poi finisco ovviamente, è come si è rivelato il talento di qua, Chiara. Naturalmente Chiara possiede anche qualche difettuccio, non me lo potrai negare, ma il punto fondamentale davvero è quello dell'ecosistema favorevole. Chi sono i talenti? Sono dei ribelli. Questo non c'è dubbio, che l'innovatore sia un ribelle, che vuole cambiare l'esistente. Ma questo vale ovunque. L'unica cosa che non si capisce è come mai a volte, se uno lo fa, se lo fa lo chef, no? O se lo fa il disegnatore di moda, essere ribelli è una cosa bella e apprezzata. Quando uno invece va in certe materie più tradizionali, essere ribelli spesso viene considerato un difetto. Ma qual è il concetto che porta a essere dei talenti? Essere organizzati. Cioè, il vero innovatore è un ribelle organizzato. Questo tema è importante ed è qualcosa che, devo dire, noi abbiamo, ci siamo anche molto ispirati, per esempio, alla Stanford University. Io sono un tifoso di Stanford e non di MIT, lo dichiaro. Ci sono una serie di ragioni su questo, ma secondo me uno dei punti fondamentali appartiene anche questo, se volete, al mio passato, degli anni 70, quando era California Dreaming, no? Ed era quello che poi dette origine alla Silicon Valley, e la Silicon Valley, a parte il 1939 con la Hewlett Packard, poi diventò essenzialmente un luogo dove incoraggiavano talenti, e talenti anche ribelli. E il motto dell'Università di Stanford è il vento della libertà soffia. E guardate, c'è moltissimo dentro, no? Il clima della libertà, il clima dell'esplorare frontiere diverse, essere ribelli appunto, ma essere anche organizzati. Ecco, quello che fece Maria Chiara è vivere profondamente quello che era un clima che avevamo provato a lanciare. Quindi, per esempio, subito dopo il 1991, creammo quello che poi è stato il primo laboratorio in Italia di microingegneria, il CRIM, che era poi diventò la sua casa, diventò il luogo, l'ambiente dove poteva sviluppare tecnologie, poteva formare giovani, scrivere progetti, partecipare a eventi internazionali, collaborare con l'industria. E un altro pezzettino di informazione che vi lascio è che noi nel 1992 insieme fummo molto vicini a creare a Pisa il primo centro appunto organizzato di microingegneria. Poi incappammo nella crisi del 92, voi vi ricordate il prelievo dai conti correnti nel fine settimana, la crisi spaventosa economica e finanziaria, e la cosa finì lì. Ma naturalmente noi, poi l'anno dopo Mani Pulite, cioè era un clima, diciamo, non facilissimo per sviluppare certe cose, ma l'abbiamo fatto. E a questo punto avviene un altro passaggio importante che vorrei segnalare per Chiara, ed è che alla fine degli anni 90, fra l'altro qui vedo Andrea Pietrabissa, che è uno di coloro con cui questa cosa la sviluppammo, il professor Mosca, anche il professor Marcacci a Bologna. All'epoca ci prendevano per pazzi, no? Ci dicevano: come volete fare operare una persona da un robot? Ma siete fuori di testa, siete, diciamo, pericolosi. Beh, oggi sappiamo tutti com'è andata. E questa cosa stava andando molto bene, partiva dalla parte della microingegneria. Bene, poco tempo dopo, si parla dei primi anni 2000,
sviluppammo un interessantissimo accordo con l'INAIL, che investì una quantità di fondi importanti proprio nella riabilitazione. E io ci trovammo, il gruppo che stava lavorando, avevo una foto che fra l'altro faceva vedere come eravamo all'epoca, chi si occupa di riabilitazione di mani? Bene, Chiara disse, me ne occupo io. E lei in pochi giorni ebbe il coraggio di lasciare la linea su cui si era formata per oltre 10 anni, in cui aveva raggiunto una posizione importante, lasciò praticamente tutto, lo lasciò nelle mani di Arianna Menciassi, di altri, c'ero io ovviamente, e lei aprì questa linea che poi è quella che coltiva anche oggi, quindi mani artificiali, protesi, sistemi di riabilitazione, sistemi di assistenza, con una motivazione molto importante che io ricordo benissimo. Secondo lei c'era più scienza lì dentro, questo magari si potrebbe anche discutere, ma insomma è vero, ma soprattutto c'era la possibilità di essere più direttamente utili e di lavorare insieme a persone che effettivamente avevano bisogno di essere assistite. Anche questo è un altro segnale, devo dire, molto importante. E quindi da lì parte la, diciamo, l'attuale fase di, in cui Chiara ha educato molte decine di giovani, ha sviluppato un mucchio di progetti di ricerca, è cresciuta accademicamente lei stessa, è diventata professoressa ordinaria di bioingegneria industriale, moltissimi dei suoi allievi sono brillanti accademici in Italia e nel mondo, occupano posizioni prestigiose in varie istituzioni pubbliche e private. E l'ultima parte, ma taglierò su questo anche perché la conoscete tutti, sono proprio la parte servizio istituzionale e civico. Ma tutto questo ha una origine, cioè se una persona coglie alcune tratti caratteriali delle persone, lo capisce dove poi uno può andare a finire. Se sarà, lo dico con tutto rispetto, il topo di biblioteca o di laboratorio, se sarà una persona che comunque si confronterà con il mondo. E mettendo però a frutto le capacità scientifiche, tecnologiche, organizzative, di creazione di gruppi, quella che si chiama in una parola che uso spesso, leadership o carisma, e sono cose che Chiara ha a massimo livello. Bene, io credo che con questo posso aver esaurito questa, ma non so, ci sarebbe molto altro da dire, questa condivisione di esperienza, e davvero complimenti e tantissimi auguri Chiara per tutto quello che continuerai a fare. Prende adesso la parola il dottor Paolo Ghezzi per dare lettura delle motivazioni del conferimento del Campano d'Oro. Bene, allora intanto grazie al nostro rettore Paolo Mancarella perché ci ha accompagnato in questi anni. Grazie davvero per le belle parole che estendo chiaramente alla Commissione, a tutto il Consiglio e a tutto lo staff che si è impegnato per organizzare questa cerimonia, e anche un benvenuto al neo eletto Rettore Zucchi, con il quale insomma inizieremo un nuovo lavoro e lo porteremo avanti nel migliore dei modi. Ringrazio anche il nostro Sindaco che ormai ci onora della sua presenza ogni anno e ci fa davvero piacere, e il Professor Dario che so che ha scombussolato un po' i suoi piani e i suoi programmi di viaggio per essere qui con noi e consentirci questa iniziativa. Brevemente mi piace evidenziare 3 cose nel salutare e nel ringraziare Maria Chiara Carrozza di essere qui con noi. La prima è che ci conosciamo da sempre, da quando eravamo 2 bambini un po' timidi e schivi, tutte e 2 caratterialmente, se era per noi forse non ci saremmo mai parlati, perché eravamo 2 bambini un po' schivi, ero un po' più vivace,
però insomma Maria Chiara si vedeva che era una persona riflessiva, con tanta voglia di fare, tanta tenacia e tante caratteristiche particolari. Però mi piace evidenziare il fatto che il riconoscimento di oggi è un riconoscimento alla normalità di eccellenza di genere. La Commissione ha fatto una sua decisione e ha fatto anche un lungo lavoro di analisi di tutti quelli che erano i curriculum pervenuti, ed erano tutti di genere femminile, tutti. Il che significa che ormai non è più il tempo di evidenziare la prima donna presidente, la più giovane donna. L'eccellenza ormai è eccellenza, e il fatto che Maria Chiara sia la destinataria di questo premio dopo Manuela Roncella significa che ormai non c'è più da evidenziare questa differenza. È una normalità che dobbiamo dare per scontata e che non ci deve più meravigliare. Abbiamo il nostro prefetto presente, che saluto, la dottoressa D'Alessandro. Ci apprestiamo ad avere un governo guidato da una donna. Non fa più notizia, non deve far più notizia. E questo è importante. E mi fa piacere che due donne di seguito abbiano in qualche misura invertito una rotta che in quest'albo d'oro è fatta di tutti nomi importantissimi, ma tutti, insomma, appartenenti al genere maschile. La seconda cosa è che questo premio è dato all'eccellenza di Maria Chiara Carrozza, ma ci fa piacere pensare che sia data a tutti i ricercatori e le ricercatrici italiane, a un settore che avrebbe bisogno di essere senz'altro alimentato di più. Spesso c'è chi ha il merito di arrivare a rappresentare un mondo così articolato e importante, e quindi ne trae anche riconoscimenti giusti e doverosi. E a noi piace pensare che Maria Chiara condivida e voglia condividere questo riconoscimento della sua eccellenza con tutti coloro che fanno ricerca ogni giorno e che la fanno chiaramente senza la possibilità di avere magari ruoli di particolare richiamo e quindi anche di particolare riconoscimento. Infine, e non ultimo, lo evidenziava il professor Dario, la sua ricerca è una cosa molto importante, perché la sua ricerca si svolge in quei settori della biorobotica che danno una speranza a coloro che speranza non ne avevano. In passato non era pensabile, insomma basta guardare un po' indietro e vedere quali potevano essere le difficoltà di chi era soggetto a qualsiasi tipo di mutilazione o di difficoltà che oggi può essere risolta grazie alla ricerca in questo settore, come in tanti altri, ma questo settore mi piace pensare, ricollegandomi al primo punto, che restituisca libertà, libertà e normalità, a chi normalità senz'altro nella propria vita non saprebbe intravederla senza questo tipo di ricerca e di possibilità. Ci ricongiungiamo al fatto che la normalità probabilmente è qualcosa a cui dobbiamo ambire, e non la straordinarietà dei gesti, ma la normalità di coloro che sanno garantire anche agli altri una normale condizione di vita. Quindi grazie Chiara per le tue ricerche, e leggo la motivazione con cui poi ti attribuiremo il premio. Maria Chiara Carrozza si è laureata nel 1990 in fisica presso l'Università di Pisa, specializzandosi nel quadriennio successivo con un dottorato in ingegneria presso la Scuola Superiore Sant'Anna, dove è docente ordinaria di biorobotica industriale. La sua competenza e le sue capacità manageriali sono emerse ben presto, tanto da essere trasversalmente riconosciute, consentendole di ricoprire giovanissima il ruolo di rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Nel corso degli anni ha sviluppato ricerche innovative su discipline pionieristiche, tra cui quelle sui robot umanoidi, sulle protesi robotiche, sui sensori tattili e sulla pelle artificiale, impegno che nel 2017 le è valso l'inserimento nella rosa internazionale delle 25 donne della robotica. Nel suo percorso di crescita professionale ed umana, la ricerca scientifica ha sempre assunto un ruolo fondamentale. Lo testimoniano i prestigiosi incarichi ricoperti nel tempo e le posizioni di responsabilità che le sono state affidate. Fra tutte, anche per i risvolti sociali, piace ricordare la direzione scientifica della Fondazione Carlo Gnocchi Onlus, ricoperta fino al 2021. Innumerevoli sono le partecipazioni a comitati scientifici, board di riviste di settore di valenza nazionale e internazionale, a testimonianza di un impegno costante nella divulgazione dei saperi, affiancato all'attività professionale e alla docenza.
autrice di numerose pubblicazioni e titolare di molti brevetti, ha guidato importanti progetti europei e collaborato a livello nazionale e internazionale all'insegnamento e all'attività di ricerca in numerosi centri e università in Italia, Europa, Stati Uniti, Giappone, Corea del Sud e Cina. Ed è con questo bagaglio di capacità, competenza ed esperienza che ricopre oggi, prima donna di sempre, la presidenza del più importante centro di ricerca italiano, il CNR. A fianco di questa intensa e costante attività scientifica, didattica e di ricerca, Maria Chiara Carrozza non ha fatto mancare il proprio impegno sociale e politico che l'hanno portata, in occasione della 17ª legislatura, ad essere eletta parlamentare della Repubblica, ricoprendo anche il ruolo di Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. È una donna, una scienziata, stimata da coloro che con lei collaborano e che da lei apprendono. Il suo approccio alla didattica e alla divulgazione delle conoscenze è caratterizzato da una non scontata multidisciplinarità che crea opportunità di profonda condivisione, pur nella massima trasparenza del rapporto professionale. Maria Chiara Carrozza è senza dubbio una delle ricercatrici italiane che con la sua competenza ha saputo offrire un contributo visibile al processo di crescita delle giovani generazioni e allo sviluppo di tematiche avveniristiche in grado di migliorare la qualità della vita della nostra comunità. È con grande orgoglio che l'ALAP, nel riconoscere le straordinarie doti professionali, nonché l'elevata qualità umana della professoressa Maria Chiara Carrozza, le conferisce il Campano d'Oro per l'anno 2022. Allora, buonasera a tutti, all'autorità, a Paolo Mancarella, a Paolo Ghezzi, Paolo Dario, al nostro sindaco, che grazie per essere venuto e anche grazie per le belle parole, e a tutte, al nuovo rettore magnifico, abbiamo due magnifici oggi qui, e a Sabina, la mia rettrice, e a tanti colleghi e colleghi del CNR che sono venute qui oggi anche a festeggiarmi, allievi, colleghe, amici che sono qui presenti, insomma a tutti quelli che hanno voluto partecipare a questa manifestazione. Per me è un momento di grande gioia, è un momento di grande anche passione per questa università che, insomma, io sono venuta fin da piccola in queste stanze, no? Quindi pensavo prima, mentre parlava Paolo Mancarella, quante volte sono passata di qua. Insomma, sapete tutti la mia storia, non occorre raccontarla perché chi è di Pisa mi conosce, e insomma anche quando avevo pochi anni io salivo le scale su qui per arrivare all'Istituto di Diritto Agrario dove mio padre insegnava. Quindi, insomma, ovviamente non nascondo l'emozione di essere qui e di aver ricevuto questo riconoscimento, anche vedendo l'elenco di chi è stato premiato prima di me, mio maestro Paolo Dario, che insomma per me resterà sempre il mio maestro, e tante altre persone che hanno dato tanto all'Università di Pisa, alla cultura, alla letteratura, all'arte, i due fratelli Cassese, insomma tante persone, insomma, in cui mi riconosco, che ho incrociato anche di recente, e che Luigi Donato, Gino Donato che non è qui, e Franco Mosca, l'affetto che mi legava a lui lo sapete tutti, e anche Gino Donato che insomma per me simbolicamente rappresenta qualcosa, come sanno bene le colleghe e colleghi del CNR, perché insomma lui ha voluto quest'area della ricerca. Mai avrei pensato, insomma, di entrare da presidente in quest'area della ricerca, insomma è un onore anche accostarmi a chi ha avuto la visione di fondare queste scuole, Paolo, Gino, Franco Mosca, tanti di noi, tante persone sono state già nominate. Quindi io da loro ho imparato tantissimo, ho imparato tanto anche dai fallimenti, ovviamente, e bisogna ricordarci che sono i momenti più bui e più tristi che insomma sono quelli in cui poi si cresce, e che non sono sempre state rose e fiori, sono stati anche molti momenti insomma in cui i progetti non sono andati bene, in cui ci sono stati problemi familiari, problemi di salute, oppure anche se
semplicemente difficoltà, insomma anche non nascondo, l'attività politica per me è stata veramente un'attività molto molto faticosa, in cui mi sono scontrata con un mondo che effettivamente forse non era completamente il mio e che mi ha rappresentato delle sfide per cui non ero preparata del tutto, e quindi sono stati anche momenti difficili che ho dovuto insomma imparare a gestire. Cos'è che insomma che mi ha un po' anche aiutato a superare questi momenti? È stato detto la determinazione, ma anche un po' la struttura morale. La struttura morale viene dalla cultura, dallo studio, dalla famiglia. Sicuramente ho avuto una famiglia che mi ha trasmesso tanto, che ha sempre creduto in me, insomma ero la più piccola della famiglia e sono sempre stata un po' la principessina anche quando ero grande. Però anche dall'aver frequentato questa università, un'università che ha sempre saputo coniugare una visione interdisciplinare dei saperi, l'idea della formazione di massa, perché è importante che dire che insomma l'università è fatta, l'università di Pisa ha questo obiettivo, formare e laureare le persone. Sapete che i laureati sono troppo pochi in Italia e quindi le università come questa hanno un compito incommensurabile, colmare questa lacuna e anche formare il più possibile soprattutto le persone che non hanno la fortuna di nascere in famiglie dove sono i libri. Io mi ricordo Tullio De Mauro, che io feci rientrare al Ministero dell'Istruzione dopo anni che non era più venuto. Tullio De Mauro entrò, insomma, e poi quando è entrato si è commosso nella stanza del ministro, che poi è la scrivania, insomma, di Benedetto Croce, quindi insomma una scrivania, una stanza importante, e poi mi disse: sai, perché in Italia i miei studi dimostrano che chi nasce in una casa senza libri difficilmente riesce a laurearsi e quindi ad arrivare in fondo agli studi. Il nostro compito è invece colmare questo, la scuola pubblica è nata su questo, e l'università come l'Università di Pisa hanno questo obiettivo che noi dobbiamo, insomma, nel nostro piccolo, grande, medio ambiente, impegno e ruolo, cercare di colmare. Io per questo sarò sempre grata a chi si impegna ogni giorno, soprattutto nei corsi al primo anno. È facile per me dire sono professoressa di bioingegneria industriale alla Scuola Sant'Anna, in realtà sono sempre al CNR, ma io penso a quei docenti qui dell'Università di Pisa che hanno 300 persone, 200 persone, corsi difficili, aule a volte insomma non sempre attrezzate al meglio, perché non è facile dare gli strumenti giusti, e che comunque sono ogni giorno a fare questa testimonianza da professori con le studentesse e gli studenti che poi devono crescere. Quindi a loro va oggi il mio pensiero e anche la dedica di questo campano d'oro, a tutti coloro che si impegnano nella scuola e nell'università con le centinaia e migliaia di studenti, per quello che fanno, per il ruolo importante che hanno e per quello che anch'io ho avuto da questa università. Io ho frequentato fisica qua, mi sono laureata qui in questa, non in questa ma nell'altra aula se non sbaglio, quella giù. Ero incinta di 6 mesi di mio figlio Andrea, quindi lui si è laureato 2 volte a Pisa, si è laureato in fisica e poi si è laureato in giurisprudenza, e diciamo ho avuto dei maestri, io mi ricordo ancora, dicevo, le lezioni di fisica teorica del professor Di Giacomo, erano una cosa che insomma non c'era bisogno né di registrare né di scrivere, ascoltavi ed entravi nella fisica teorica. Ecco, sono quelle ore che poi lasciano e che devono essere qualcosa che ti ricordi per tutta la vita e che poi ti lasciano questo segno, ed è quello che dicevo prima, la struttura morale. È caduto il governo, cosa farò? È finita la legislatura, cosa farò? È finito il mio mandato di rettore, cosa farò? Sempre pensare che qualcosa da fare c'è da aiutare gli altri, da mettere la cultura a servizio degli altri, la ricerca al servizio dei pazienti, la ricerca traslazionale, da leggere tanti libri. Più invecchio, ora sono nonna e concludo questo mio ringraziamento un po' informale, forse inusuale, ma Paolo ha detto che io sono una ribelle, dicendo che adesso sono nonna e la cosa che diciamo mi piace di più e mi manca di più è leggere. Leggo tantissimo, ho imparato tantissimo al CNR, ho imparato a capire cos'è la biodiversità, quasi sono settori che prima per me erano lontanissimi, le scienze della terra, l'oceanografia, l'intelligenza artificiale, cioè ti giri e trovi qualcosa di nuovo e vorresti leggere, sapere tutto, capire tutto. Ci sono persone straordinarie che meritano tutto il nostro impegno, perché possiamo metterli in grado di salvare il mondo. Io credo che saranno i ricercatori, le studentesse e gli studenti dell'Università di Pisa, quelli ai quali insegniamo, quelli che salveranno questo mondo. Grazie.
Hai parlato così bene della tua università che mi fa piacere darti il nostro cherubino. Oh, grazie. E questo volume che contiene la prima edizione, la prima traduzione, edizione critica della bolla papale che ha istituito il nostro Ateneo. Grazie. Grazie, grazie. Adesso ascolteremo l'omaggio musicale del coro dell'Università di Pisa. Al piano il maestro Silvia Mannari, dirige il maestro Stefano Barandoni, verranno eseguiti i brani di Robert Schumann e Gioacchino Rossini. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Prima di concludere e di salutarvi, abbiamo avuto degli angeli custodi per organizzare questa serata e quindi avremmo piacere di omaggiarle con un mazzo di fiori ciascuno. Eccole qua. Prego. Ormai è tradizione. Grazie. Ringraziamo tutti i presenti per essere intervenuti ed in modo particolare la professoressa Maria Chiara Carrozza. Buonasera a tutti.